morte senza peso, macchiato nel sangue il petro del mandorlo, nel mare di indifferenza bacca, calano reti, pescano morti, giace morente sentire il nero sacco. Menzogna urlata a verità stordisce orecchie, eppure petolo riaffiora, spiuma e sale a vento, lasciando posto a frutto semi d'altre storie. Ma adesso i sette petali siete voi. Alessia avvolge in tenerezza, aurora che natura infiora, chiara nel volger del giorno, Elisa conta passi a maturità, Giorgia ne misura il tempo, Laura ne danza le ore, Lorenza mi soffia saggezza, piega il tempo fanciullo verso le volte nude, pietra affrescata al passaggio d'opera del nostro giro. Infanzia è dipinto, pasticciato prova di colore al divenire. Sbocciano nei rami d'inverno i sette petali del mandorlo, i tanti fiori della primavera, domani frutta dell'estate. Mandorla custodia, madre della nostra anima, intrisa da sabbia e stelle, gocce dell'immenso mare, padre d'unico sentire. E questa è dedicata a voi. Prima che Alessia svenga, facciamo parlare prima Annunzia, così. Allora, io sarò sempre molto emozionata, no? Quando arrivo a questo punto. Ogni volta prima di inaugurare, la mattina arrivo qua e mi godo la mostra, così com'è. Questa volta ascolto l'energia, ascolto come la mostra mi parla, e si può fare solo in un momento di silenzio, non si può fare in un altro modo. Almeno io, ecco, lo faccio così e me la godo così. Quello che posso dire è questo: questa mostra non è omogenea, non in senso negativo. Questa mostra mi ha dato un'emozione di grande forza. Ciascuna opera non può essere vista insieme alle altre, questo voglio dire, che ciascuno di questi quadri, di questi lavori che loro hanno eseguito, sono a sé, sono stati un percorso per loro e sono a sé e danno una potenza infinita, c'è una forza grande, quasi rumorosa, ogni volta che, cioè, per ogni quadro che io ho osservato. Io potrei parlare per ciascuno di loro, ma è un po' complicato per me, perché dovrei fare un'analisi molto lunga, perché le conosco, la maggior parte di loro sono cresciute con me. Però ecco, quello che voglio dire è questo, che dentro di voi c'è qualcosa di grande, di potente in senso positivo, di grande forza di carattere, di espressione. Forza di carattere non è urlare o farsi sentire con la voce alta, la forza di carattere è anche silenziosa, la determinazione, quello che diceva Danilo prima, no? Una determinazione a portare avanti ciò che siete. Non importa come siete, ma voi siete fatte così. La cosa più importante è che voi siate consapevoli di quello che siete, e in queste opere è venuto fuori, e chissà quante altre cose potrete fare nel campo della pittura o nella vostra vita. L'importante è che non perdiate mai la consapevolezza di voi stesse, perché siete veramente delle persone speciali, prima di tutto perché siete state con me per tanto tempo, e spero che continuerete a starci, insomma, quando potete, se volete. E poi perché è difficile che qualcuno si avvicini alla pittura, perché la pittura non è il fatto di fare una bella cosa carina che appendo al muro. La pittura è un'introspezione, qualcosa che voi avete realizzato andando dentro di voi, non fuori di voi, anche se avete utilizzato delle immagini magari molto scontate, ma le avete talmente trasformate bene
e con grande forza, veramente una grande forza espressiva e di gioia, di colore, anche nei bianchi e neri, c'è qualcosa di grandissimo in quello che hai fatto, Laura, veramente, perché tu sei partita proprio da zero. Ci sono alcune di loro che invece partono un pochino avvantaggiate, tu sei partita proprio da zero, tu facevi pesciolini, ti ricordi, su foglio blu, e guarda che cosa sei arrivata a fare. Questi sono veramente quasi potenti. La stessa cosa posso dire della forza di Chiara. Chiara è partita anche lei quasi da zero, Elisa lo stesso, Giorgia, Lorenza, tutte lo stesso. Loro due sono partite un po' più avvantaggiate perché sono partite un po' dopo, stanno da poco tempo con me, quindi quando c'è una consapevolezza un po' più matura è un po' più facile. Mentre invece loro erano proprio piccoline, sono partite da poco, proprio poco. E sono arrivate a esprimere qualcosa di straordinario. E loro due lo stesso. Cioè fanno delle cose che a me lasciano sempre stupita e sempre molto felice di averle qui con me, di imparare io da loro e loro da imparare anche da me per quello che posso, ecco. Io adesso non è che le voglio costringere a dire qualcosa, perché lo so che non vogliono, sono timide e tutto. Però uno si può presentare. Però presentatevi, io sono, allora, perché magari molti di loro conoscono te, non lo so. Allora facciamo così di militare. Allora, un passo avanti. Qui? No, è Aurora Basile. Aurora Basile. Qui, ti metti qui un attimo qua davanti, almeno uno dice chi è. Dice sono io, allora presente, almeno presente, no? Se uno dice chi sono, io sono Aurora Basili. Presentatevi per favore, anche perché le persone che vi vedranno non sanno chi siete. Io mi chiamo Aurora, anche perché così facciamo vedere anche le vostre opere. Allora, giusto, io dai, sono Aurora. Ho fatto quello, ho fatto quest'altro. E dici quali sono le tue. Dico, ho fatto quello. Come ti chiami? Sono Basili. Bene. E ho fatto quello. Voce. Non pretendiamo troppo. Grazie. Un attimo. Sei sicuro? Carbone? Sì, fatto io. E l'ho Questo è un ritratto. Spiega che cos'è Auro. Un ritratto di Tamara Delentichka. Lei, attraverso di lei, io ho imparato ad amare questa pittrice che è una grandissima. Perché ti piace tanto questa pittrice che io adoro? Cos'è che ti ha colpito di lei? La sua forma, il suo modo di... Stile, il suo stile. Brava. 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 Adesso mi scritto. Hai pure scritto qualcosa. Come ti chiami? Alessia Massetti. Bene. Quali sono le tue opere? Allora, ho fatto quei due lì, Pappagalli e la Tigre. E poi ho fatto quello di col carbone. Sta dietro a Chiara. E questo piccolo. Brava. Alessia ha anche scritto un pensiero molto bello. Ce lo vuoi? Sì, cioè il nome di tutti. Brava. Vorrei dire il nome di tutti. Cioè, ho preso una poesia che abbiamo fatto alle medie, ci hanno spiegato la professoressa e mi ha colpito molto. Brava, leggila. Spesso, per divertirsi, i marinai catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari, indolenti, compagni di viaggio delle navi, in lieve corsa sugli abissi marini. L'hanno appena posato sulla tolda e Gerry dell'azzurro, maldestro e vergognoso, pietosamente accanto a sé strascina come fossero remi le grandi ali bianche. Come fiacco e sinistro, il viaggiatore alato è comico e brutto, lui prima così bello. Chi gli mette una pipa sotto il becco, chi imita zoppicando lo storpio che volava. Il poeta è come lui, principe delle nubi, che sta con l'uragano e ride degli arcieri, esula in terra fra gli scherni, impediscono che cammini le sue ali di gigante. E, cioè, questa poesia
portata perché parla un po' di come si sentono gli artisti in generale. Qui dice un poeta, ma può essere anche un pittore o qualsiasi altro artista, e che nella vita normale, cioè, puoi anche essere deriso, non come tutti gli altri. Ma poi, quando, ad esempio io quando disegno, ti senti in un altro mondo, è come se voli, e questo. Bravo, bravissima, bravissima. Come le ha? Vieni, presenti, ti chiami? Questa è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia. Non ti preoccupare, quando sono Lorenza Pignotti, sì? E i miei quadri sono questi due. Quali, scusami? La donna e il cerbiatto. Sì. E poi l'angelo. L'angelo, sì. Che hai esposto alla mostra. Che hai esposto per Lumi Ombra del Nero. Sì. E quello lì? No, quello sotto. Sotto. Quello sotto è più piccolino, ma piccolino. Sì. Un po' difficile. Vai Giorgia. Giorgia. Allora. Giorgia, presentati. Presentati. Allora, io sono Giorgia Ciccarelli e i miei quadri sono quello in fondo. Il paesaggio. Sì. Con il riflesso. Sì. Poi i bambini che si baciano. La donna con la maschera. Ah. Sì, ho capito. E quello là, con la luna. Va bene, allora facciamo. È molto bello quello lì. Te lo vuoi raccontare? No, quello lì sono di Lorenzo. Era il tuo, allora, il tuo era il paesaggio, quello lì. Sì. Ce lo vuoi raccontare? Il tuo riflesso. Che è molto bello, è molto bello. Diciamo che il quadro che a me... Io non la volevo fare la mostra. Partiamo dal presupposto che io la mostra non la volevo fare. Però io lo so adesso che non la vorrei fare. Niente, io ringrazio Annunzio e Danilo perché io Annunzio la chiamo la mamma della pittura. Perché anche quando ero triste, quando qualcosa non mi riportava, perché i miei quadri non mi andavano mai bene e non mi vanno bene tuttora, però. Lei diceva sempre quella parola in più che faceva sempre scattare il sorriso e che... E Danilo... No, va bene, io con Danilo... Danilo mi aiutava sempre, prima delle interrogazioni, mi aiutava sempre a ripassare. E... Confermiamo. Sì. Soprattutto storia. Oh. E niente, io ringrazio tutti e ringrazio loro due. Grazie. Adesso da te ci aspettiamo un discorso. Chiara, risposta. Sono Chiara Luzzi, sì. E i miei quadri sono quello lì. Quale? La donna. Di titolo. Non so, Danilo. Ma l'hai fatti tu? La donna con gioielli. Bello. Con gioielli. Sì. Poi questo qui. Questo qui di Gauguin. Di Gauguin. Questo qui. No. E l'altro. La donna con il falco. Con sì. Il falco. Cosa ti ha colpito mentre stavi facendo quello che è molto interessante e molto bello? Questo? Sì, molto interessante. Perché ti è piaciuto quell'immagine con quegli occhi? Quando dovevo fare un altro quadro non avevo proprio nessuna idea. E allora ho preso il libro di Annunzia, ho iniziato a spaginare fino a trovare una foto che mi piaceva veramente tanto. Questa all'inizio mi sembrava veramente molto facile, ma invece non lo è stato per niente, perché era veramente complicato alla fine. Ecco, cos'è che era per te più difficile? Perché hai fatto uno sguardo molto bello e molto interessante.
Sì, ma guarda che con la foto non c'entra nulla. Non c'entra nulla perché io vedo altro, insomma. Cioè, nel senso, se uno molto, vede la brava. Foto, tu hai trasformato completamente. Quello proprio. Era uno spunto la foto. Certo. Sì. Cioè, capisco la difficoltà che hai trovato. Io ho perfettamente in mente com'era la foto. Guardo questo è un'altra cosa, qualcosa però. Di completamente diverso da aver preso e diciamo così fotocopiato qualcosa che c'era. Questa è una tua trasformazione. Certo, certo. Quindi quello che vuole sapere Antonella non è la difficoltà, qual è stato il tuo pensiero creativo quando hai trasformato quella foto in questa immagine, perché questa è un'immagine mentale. Sì. Non è una, diciamo, qualcuno che copia la realtà, hai capito? Quindi è una trasformazione tua della realtà, quindi è una tua immagine. Cioè, io sto quadro, cioè a differenza della foto, lo vedo così, perché io non è che il colore, cioè io metto il colore a massimo, cioè non se lo sa. Tu costruisci quindi, molto con il colore, sì. Ti piace? E vedo poco le sfumature. Sei molto moderna in questo. Brava. Brava. Sono Elisa Lorenzi e ho dipinto il bacio di Clint, gli occhi e la donna in rosa e la braccia di Clint. E allora io sono 3 anni che dipingo con Annunzia e con Danilo e diciamo ci sono cresciuta qui e ammiro molto Danilo come scultore, Annunzia come pittrice, ma non solo, anche come persone, perché hanno, cioè, non so, un potere, diciamo, che comunque ti capiscono e a differenza di molti altri, e quindi li vorrei ringraziare per questo. Spiega pure tu, per però esempio. Ti volevo chiedere una cosa. Scusa. Allora, cosa ti ha affascinato di Clint? Allora, che è un pittore anche molto molto difficile, anche sì, da diciamo, riprodurre, sembra facile, ma è molto difficile. La tecnica perché è molto decorativo, sì. E quindi anche se io comunque li stravolgo, diciamo, li cambio e con più colori, e quindi niente, perché è decorativo. Sembra decorativo, sembra. Comunque ha detto una cosa, mi rifaccio a quello che aveva detto Annunzia. Quello che ho notato, anche se voi prendete ispirazione, come si fa su ogni cosa, però siete state capaci di interiorizzare, sì. Interiorizzare ogni immagine e di stravolgerla, il che credimi, è molto molto difficile. Bravi, bravi, veramente. Laura. Io sono Laura Caporossi e ho realizzato con la grafite la pittrice, e poi il quadro dietro al signore, la sposa e il ragazzo pendito, pendito. Mi racconti quello? E allora, io ero talmente ossinata quel giorno che l'ho dipinto a comunque realizzarlo nei dettagli, queste cose, perché assomiglia molto a mio fratello. Emozionata. Non riesco nemmeno a parlare. Cantare. Guarda, girarti quel quadro, fai finta che non c'è nessuno. Veramente molto bello, l'ho apprezzato subito, mi è piaciuto tanto, molto molto bello. E quello della sposa, anche perché tecnicamente devo dire l'hai risolto molto molto bene, in un modo anche maturo e veramente bello. Guarda che avere un conto chi, cioè Annunzia, può fare i complimenti, voi potete, vabbè, ma tanto mi insegnate. Però lei è un maestro dell'arte che vi fa questi complimenti,
e quindi è star di fuori, e poi noi sappiamo come si è critica l'epicritica dei critici. Allora, vero, sono cattivissima quando devo fare le selezioni, sono cattivissima. Quindi infatti è lei che alla fine seleziona, diciamo, le giurie per il bambino creativo, l'ultima parola aspetta sempre a lei. Adesso l'ultimo petalo, così ci spiega, magari ci dice qualcosa. Nazareno, come ti chiami? Fai presente? Presente? Nazareno. Beh, io molto prima anche di loro, a 5-6 anni, già dipingevo, andavo a lavorare allora dalla Contessa Vinci, c'è una villa su Vinci, andavo e raccattavo i colori che la Contessa non era come noi, cercava di portare fino all'ultimo. Quando era a metà, li portavo, io raccattavo e ho fatto dei quadri e ce l'ho ancora. I quadri si possono vedere dopo, chi vuole, circa, nello studio. No, 80 anni fa, ma quasi. No, dico, sono 93, perciò 85 anni fa. 85 anni fa. Dipingevo e facevo anche i paesaggi, quello dello studio. Vuoi dire qualcosa su di loro? No, no. Un augurio. Gli auguri sì, di creare quello che si sente. Ecco, quello che sente di nonno. È comune, se sei una cosa, fa una cosa, e ce l'ha dentro, e manda a fare quella, a forza, e non cedere mai, dipingere, la mano è una cosa, non preoccuparsi, ritentare, rifare. Bravo. Se mi dai a me la telecamera, no, ti riprenditi anche tu, uno dice dove sta. Qualcuno vuole dire qualcosa? Allora, tutti in silenzio, qualcuno. Queste vostre figlie, queste vostre sorelle, fratelli, non lo so. Bravissime. Allora, facciamo parlare un minuto. Ma dicevo solo una cosa, cioè quello che non lo sa. Io ho anche delle grosse sculture in marmo, in travertino e marmo, tutte le sculture che vedi a cura, tutte opere mie. Sei rosso? No, oh, dai. È riuscita a parlare pure Alessia? Vuol dire qualcosa la tua sorella? No. Di qual è quello che ti piace di più? Dai!